Per portarsi dietro i vestiti, per lavorare? No. No. All the magic in this world is messed up because they're both impersonal. So, if you cast a spell, sometimes anything happens. Allora, anche per le parole del libro, lo vedrete poi negli ultimi tre episodi, succede tutto. Quando lancio l'incantesimo, soprattutto adesso che il libro sto, l'ho preso, succede poi tutto. Tommaso, l'ultimo brano che ho Io, questa è la domanda un po' più seria, era più che altro quello che pensa lui dell'evoluzione del fantasy di questo mercato, di che cosa, come le generazioni attuali interpretano, qual è la differenza tra le attuali generazioni e quelle un po' degli anni Ottanta, diciamo, come molti di noi sono, del vivere il fantasy. I think fantasy evolved a lot. Fantasy evolved moltissimo. I think because of computer games, the card games, things like that, we brought younger. Yeah. I giochi giovani. And some of these younger people will continue to play games and read novels. Quindi le persone più giovani andranno avanti, continueranno a giocare a giochi fantasy e a leggere le storie fantasy. Non so. E questo è quello che ci sta. Like the anime is almost a different world. It's still fantasy. I manga e gli anime sono sempre, magari sono sempre fantasy, però comunque è un mondo diverso. A lot of young people within the just don't even know about the old school. Quindi molti giovani conoscono magari questo mondo e non conoscono quello che c'è la vecchia scuola del fantasy. D'accordo. Ma quindi ultima domanda io. Ok. Allora, The Hobbit verrà fatto in due film e ci sono anche nuovi personaggi che aggiungono qualcosa alla trama, però non sono personaggi di Tolkien. Che cosa ne pensa? I like the first movies, the tre film erano ottimi film. And I don't know, I'll just wait to see them. Aspettiamo che speriamo che siano fatti bene come i precedenti. D'accordo. L'ultimissimo. Poi ricordo che lei vi consegnerà a fine esaurimento le stampe di letteratura limitata che abbiamo qui. E invece di uccidere, no, che non si potrebbe trovare modo di farli diventare più buoni, più vivi, più tutti. In che senso? We can have somebody to some bad guys, you know. Ci deve essere dei cattivi, insomma, in qualche maniera, bisognava... Sì, però che non sono tutti quanti cattivi, c'è anche qualche elemento. But when we, a long time ago, when we played D&D, it was always orcs. Però se guardi, dice sempre gli orchi che sbucavano dalle parti. That's what you had to deal with all the time, those army orcs. Sapevi di essere gli orchi. Davanti alla segreteria, appena entrate sulla destra, fa angolo, vedete ci sono lui e Monte Michael Moore che fanno sketch, vendono le loro cose, sono lì disposti, come vedete benissimo, a parlare. Io sono uno degli interpreti che sta lì da una mano, quindi se avete problemi di lingua non ci sono comunque nessun tipo di problema. Adesso proseguiranno con un'altra proiezione, ma finite, ora Antonio vedete qua, mi dice quali ci sono anche gli altri tre episodi di Brothers Barbarian che saranno andati a subito dopo quello che c'è qua. Vi lascio un attimino Antonio, prego, di quello che sarà il proseguo della sala. Salve a tutti, allora, un'ultima nota su Brothers Barbarian, sono
state annunciate la seconda serie, potete andare sul sito www.barbarian.com e ci può sapere raccogliere questi finanziamenti per queste poche centinaia di euro per produrre le successive serie. Ora continua la collaborazione con i casa, hanno portato un'altra serie legata al mondo dei giochi di ruolo, ce la troverà San Francesco. Quindi c'è un piccolo cambio di programma, diciamo. Sì, un piccolo cambio di programma. Verranno presentate tre puntate di questa altra serie con le